Sono con Giulio Griccioli, sta per iniziare l'allenamento in rifinitura al Palatiziano prima dell'ultima giornata del girone andata. Volevo fare un breve riassunto, diciamo che se dovessi scrivere un pezzo su Siena scriverei partenza stratosferica, anche sopra le aspettative di quelle che erano le previsioni di pre-season. Grande pallacanestro, ottimi risultati. Da 7-2 è stato, secondo me, ho visto la partita con Tortona, penso che sia stato l'apice della bellezza della pallacanestro della Menzana. Da lì poi l'infortunio di Cappelletti, il Tour de Force tra novembre e dicembre e 4 sconfitte di fila con l'ultima partita dell'11 dicembre, dove sinceramente ho visto una squadra che non ne aveva più. Volevo sapere se queste mie impressioni erano giuste o se volevi aggiungere qualcosa rispetto a questo commento. Ma sì, è così, nella sostanza è così, nel senso che anche se è sempre più vero che tutti affrontano poi un periodo brutto, diciamo così, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista anche tecnico, di fiducia personale. Noi questo periodo ci è stato in gran parte scatenato dall'assenza di Alessandro Cappelletti. Per noi era un giocatore chiaramente importante nell'economia di una squadra costruita alla fine con una base molto, molto giovanile e quindi è una squadra che poi ha subito questo, il contraccolpo di questo infortunio anche in una maniera, come si può dire, poco fortunata, perché poi abbiamo perso sì le partite, giustamente ti ha ricordato la partita di Trapani, dove noi eravamo veramente in riserva, ma venivamo da una serie di partite consecutive dove ogni partita ne mancava anche un altro, perché non è mancato Cappelletti, non è mancato Tavernari. Abbiamo perso comunque tutte le partite negli ultimi 3-4 minuti, e questo la dice lunga comunque sulle nostre qualità personali. Una squadra che anche in un momento di difficoltà si è difesa in casa e fuori, è riuscita a fare la partita, è riuscita ad avere vantaggi anche a pochi minuti alla fine, poi è sempre mancato qualcosa, quindi indubbiamente sì. Adesso noi abbiamo messo dentro un nuovo giocatore, un ragazzo ancora più giovane di Cappelletti, Bruno Mascolo. Non ci aspettiamo niente di particolare, se non quantomeno prima o poi di ripartire con quello che ci contraddistingueva, unito alla forza mentale e anche umana di un gruppo che anche nelle difficoltà ha saputo tenersi su senza mai lasciare nulla di intentato. Oggi la partita con la Virtus sarà una sorta di incognita per tutti noi, perché sono due squadre che non giocano appunto da 18 giorni, al netto di un'amichevole giocata alla Menzana, un'amichevole giocata alla Virtus, diciamo abbiamo un buio temporale di 18 giorni. Ho sentito una tua recente intervista in cui dicevi la partita è da sporcare in difesa, cioè limitando, suppongo, gli attacchi rapidi a cui è abituata la Virtus. Come invece pensi che Corbani prepari le contromosse a questa sporcatura, a questa intenzione di sporcare appunto in difesa? Ma io credo che comunque sia quello che ho detto è comunque qualcosa che è nelle nostre caratteristiche. Qui noi oggi affrontiamo una squadra che è un po' un unicum nel nostro campionato, perché esaspera il concetto di numero di possessi offensivi, di aggressività offensiva, però così come noi non cambiamo quella che è la nostra natura, cioè di squadra comunque che deve fare della difesa una propria forza, non credo che Fabio snaturi la sua partita, sinceramente. Quando ci si trova di fronte così due squadre che hanno caratteristiche diametralmente opposte, una di talento e con un sistema di gioco che tende ad attaccare il primo possesso disponibile, e una squadra invece che sì, fa della corsa, comunque anche a noi è utile avere ritmo,
ma sicuramente noi cerchiamo di prendere questo ritmo più che dall'attacco e dalla difesa, e quindi diciamo così si affronteranno due squadre che sono un po' agli antipodi per quello che ha detto fino ad oggi il campionato. Il 23 gennaio riaprirà il mercato, le intenzioni della società e di coach Griccioli sono quelle di aumentare il minutaggio dei ragazzini in panchina oppure c'è l'intenzione di dare un'occhiata a qualche eventuale occasione di mercato? Ma noi sinceramente abbiamo innalzato il minutaggio di tutti, indipendentemente poi dall'infortunio dei Cappelletti, come da programma. Sinceramente non è nei nostri piani muoversi in alcun modo, anche perché il progetto è partito con degli input ben precisi, cercare di crearsi per la prossima stagione un nucleo di giocatori che ci permettesse di ripartire da qualcosa. Io quest'anno sono arrivato e non avevo praticamente che un giocatore del settore giovanile, cioè da poter schierare, 9 da costruire. Purtroppo è un percorso che ha subito uno stop importante, perché proprio Alessandro Cappelletti era uno dei punti cardine di questo progetto. Nella nostra idea doveva essere l'anno nel quale lo lanciavamo per poter essere il nostro playmaker titolare della prossima stagione. Questo gravissimo infortunio che lo fermerà per 6 mesi, vediamo se ci farà tornare un po' sui nostri passi. Indubbiamente non abbiamo neanche, al di là di quello che è la nostra idea, non abbiamo la necessità, prima cosa, e neanche al momento le risorse per poterlo fare, nel senso che siamo partiti con una stagione, con un nuovo assetto societario che dovesse, con un progetto triennale, e quindi tendesse a lavorare su qualcosa in prospettiva più che nell'immediato. Non ci interessa il risultato immediato se non per quello che è l'obiettivo principale, cioè cercare di scansare il più possibile le zone calde della classifica in basso, avvicinarsi alle zone calde in alto, e quindi diciamo così evitare sicuramente la retrocessione diretta e i play-out. Tra l'altro è un campionato ancora più esasperato rispetto a quello dell'anno scorso ad Ovest, dove praticamente si passa da momenti, da sbalzi d'umore fantozziani, li chiamo io, cioè prendiamo l'esempio di Agrigento, 3-4 settimane fa era criticata dai tifosi e al confine con la zona play-out, ed oggi probabilmente se riesce a vincere stasera con Scafati conquista matematicamente addirittura l'accesso alle finali di Coppa Italia. Quindi la regolarità nel corso della stagione è un fattore determinante che poi alla fine, come ci dice questa ultima parte della stagione di Siena ma anche di altre squadre, dipende anche dagli infortuni e dallo stato di forma della squadra, o citando coach Ducarello, dal famoso fattore C che lui nomina sempre. Sì, questo è un fattore che va e viene, hai ragione tu, il campionato è molto livellato e questo è una cosa da un lato positiva, perché ti può dare la possibilità di ambire anche a dei risultati. Per una squadra come la nostra sinceramente non lo è molto, nel senso che noi poi alla fine non abbiamo nulla di particolare, quindi avere questo tipo di livellamento, le squadre che adesso ancora sono in fondo, che erano in fondo 5 giornate fa, erano le squadre sulla carta più attrezzate del campionato, e questo spaventava chi come me un minimo di esperienza nonostante l'età ce l'ha, e sa bene che questi non potevano continuare a perdere, e così hanno fatto. Si è alzata notevolmente la quota di fondo classifica, ci sarà forse l'ultima che girerà il campionato a 10-12 punti, per cui bisognerà darsi da fare fino alla fine per riuscire a raggiungere qualsiasi obiettivo chiunque delle squadre si ponga. Ti chiedo un ultimo commento, poi ti lascio all'allenamento. C'è nel pentolone una riforma del campionato, si sapeva già della seconda promozione, si parla anche di una sorta di rivisitazione della fase a orologio per portare il campionato a 40 partite circa. Il parere di Giulio Griccioli? Ma non lo so, non sono molto così addentro a questa cosa a poterla giudicare. Io quello che dico è, per chi lavora in questo movimento, trovarsi ogni 2-3 anni a doversi adattare a delle regole nuove, a dei campionati nuovi,
sinceramente non è positivo, non è positivo per chi ci lavora, non è positivo per il seguito di pubblico e rischia anche di non capirci sinceramente più nulla di quello che sta succedendo. Dobbiamo riuscire a dare stabilità a questo campionato, che era un campionato che aveva un senso compiuto, adesso secondo me lo ha un po' meno. Molte delle riforme che sono state fatte a mio parere ne hanno svilito il valore e quindi di conseguenza ne hanno svilito anche una potenziale appetibilità economica da parte di sponsor, da parte di investitori che al momento si trovano di fronte a un campionato che ha pochissima visibilità e una formula piuttosto dispersiva oltre che un livello onestamente molto più basso di quello che non era 3 o 4 anni fa. Grazie tante, in bocca al lupo e in bocca al lupo per la stagione e per tutto.